Siamo qui alla festa della Beata e tutti gli anni c'è sempre una bella riuscita, non so, vatando pesce fritto, un po' di tutto insomma. Le costine, questa è la specialità della serata. Questa è la? Specialità della serata, la fagiolata. Viva Mimo! Bravo Mimo! Il nostro tipo di mangiare è molto misto, vario. La nostra specialità maggiore è il fritto misto, con un insieme anche di verdure, e gamberi, anelli, baccalà. Cerchiamo di rendere, è unico, è particolare. Qual è il piatto che va per la maggiore? Fritto misto, comunque, la nostra specialità. Poi ci abbiamo le salamelle, come vede, le griglie, abbiamo il panino con la porchetta, peperoni, cipolle, abbiamo le cozze, diciamo che è molto vario, pasta, tutti i tipi, ragù. Ok, andiamo a vedere la griglia. Vabbè. Lo specialista, il tecnico del fritto misto è Mimo, eccolo qua, lui è il responsabile del fritto misto. È bravissimo nel suo a fare tutti i misti. Allora, un altro piatto caratteristico che abbiamo fatto quest'anno è la porchetta con le verdure grigliate, come novità, e quindi vediamo un attimino se avrà successo, sembra di sì perché adesso ne stiamo già vedendo tante, quindi è una porchetta, è una fetta di porchetta con il panino caldo, le verdure grigliate che sono cipolle e peperoni. Più avanti troviamo le salamelle a grande richiesta, tutti gli anni ne facciamo tantissime perché è la richiesta maggiore. Abbiamo il nostro cuoco specializzato nel salarle anche all'indietro. Buonasera, siamo qui alla festa di Beata Giuliana, è un quartiere di persone veramente simpatiche, guarda qua le facce di questi signori e siamo tutti dei collaboratori. Da 24 anni che facciamo questa festa siamo veramente contenti, anche nelle zone fuori quartiere arrivano delle persone e sono veramente contenti. Volevo dire, visto che abito qui da tanti anni, che mancano le panchine per i bambini, per i giochi, anche per gli adulti e gli anziani che lì davanti al parco della chiesa sono in piedi perché non hanno il posto per potersi sedere, insomma. Sarebbe una bella cosa se il comune aprisse un po' le tasche e mettesse giù qualche panchina in più per aiutare un po' la popolazione della Beata Giuliana. Ecco, insomma.